Ciao a tutti dalla Casa Musicale Ceccherini, sono Niccolò Vanni. Siamo qui oggi per presentarvi i nuovi pedali targati Pearl. Si tratta dei Pearl Eliminator P1030 e P1032. Questi due modelli Pearl li ha presentati in due versioni, una con la cam rossa e una con la cam nera. Oggi andremo a vedere quello con la cam nera. I modelli mantengono la potenza e la velocità dei vecchi per l'Eliminator, ma con dei miglioramenti grossolani, soprattutto sulla meccanica e sulla pedana. Andiamo a vedere insieme il pedale singolo. Ecco qua il nostro pedale. Come vedete, ha una doppia catena. In questo caso andiamo a presentare appunto quello con la camma nera, che dà un'azione lineare al nostro pedale. A differenza di quello rosso, che invece dà un'azione un po' più accelerata, infatti quello rosso ha una curvatura più ampliata. Vediamo la nostra pedana con la possibilità di cambiare in tre posizioni diverse. Vediamo qua l'azione del pedale. Questo era presente anche nei vecchi format, soltanto adesso abbiamo una pedana molto più liscia. Vi faccio vedere un confronto con un vecchio Pearl Eliminator. In questo caso ho portato un mio vecchio doppio un po' usurato, ma comunque si capisce. Vediamo, qua abbiamo la stessa possibilità appunto di modificare la pedana in tre posizioni, ma comunque la pedana non è liscia. Mentre in quello nuovo abbiamo una bella pedana liscia che ti permette di andare in maniera più fluida sul pedale e puoi fare appunto i doppi colpi molto più velocemente. In tutte e due, sia quello vecchio che quello nuovo, abbiamo un morsetto con una farfalla laterale che ti permette di montare in maniera veloce il pedale sulla batteria senza star troppo lì a geggiare, ecco, diciamo. E mentre una grossa differenza l'abbiamo qua sul dado, che hanno inserito appunto un click lock, un bloccaggio del dado. Questo è importante perché appunto nei vecchi pedali, che invece non era presente, poteva succedere che nei momenti di maggiore sforzo appunto il dado si allentava e quindi l'azione del tuo pedale andava a farsi friggere, diciamo. Mentre questo inserimento, appunto, di questo bloccaggio è una cosa molto importante perché appunto anche nei momenti di maggiore sforzo il tuo pedale mantiene la stessa azione e la stessa posizione. Togliamo il vecchio. Andiamo a vedere il nostro battente. Un battente, come vedete, ha due facce, una in feltro, una in plastica. Quella in feltro, diciamo, dà un suono un pochino più rotondo alla cassa, mentre quella in plastica dà un suono un po' più secco. Io direi di andarle a provare. Ho montato in questo caso sulla nostra batteria il doppio, il P1032. Eccoci qua. Thank you.
Vi aspettiamo per provarli nel negozio di Firenze, nel nostro negozio, nella nostra casa musicale Ceccherini in via Ginori 31 Rosso, oppure se volete acquistarli direttamente sul nostro sito www.ceccherinimusic.com. Grazie a tutti, al prossimo video, stay rock!